coppia. In questi giorni ho notato che basta anche regalare un sorriso ed è questo che la gente, che le persone più fragili si ricordano. Paolo, 26 anni, di Bolzano, è al suo ottavo pellegrinaggio a Lourdes, un'esperienza di fede, devozione e servizio che si rinnova in questi giorni al pellegrinaggio nazionale Unitalsi per i 4.000 arrivati da tutta Italia in pullman, aereo e soprattutto treno, il mezzo che ha fatto la storia dell'associazione impegnata da più di 100 anni ad accompagnare malati, anziani e disabili a Lourdes e in altri santuari. Non è semplice andare in contatto con tutte queste realtà, eppure Lourdes ti dà la forza di affrontarle, sempre. Giornate scandite da un fitto programma di attività e celebrazioni con lo sguardo puntato all'ormai imminente giubileo. La scommessa per questo prossimo anno, che è anche anno giubilare, è di fare della vita un pellegrinaggio, un cammino verso Cristo con lo sguardo di Maria, vivendo, questa era l'originalità di quest'anno, le tre virtù teologali, la speranza, la fede e la carità.